Ehi Franklin, sono di sotto. Ho preparato qualche panino e c'è della pizza avanzata. Scendi, Va bene, amore, adesso scendo. scendi, Sei in cucina? scendi. Sì, sto qui, stavo dando una sistemata che dobbiamo andare via tra poco, no? Hai detto. Ah, eccoti, eccoti. Ehi, Eccolo. che vestitino. Hai visto? La classe non è acqua. Bellissimo, ti dona parecchio. Grazie. Allora, ho fatto i panini, non so se ce li vogliamo portare o vuoi mangiarli qui a casa. Ne mangio un'ora, va bene? Vai tranquillo, tanto io sono a posto così. Mangia tranquillo. Senti, che dici? Intanto chiamo Luca? Sì, vai, vai. È Ci facciamo venire a prendere. ottimo questo panino, complimenti. Grazie. Wow. Semplice. Sembra occupato, vero Luca? Aspettiamo che finisce di parlare con le ragazze. Sicuramente sì, starà occupato. Comunque, guarda, dopo la vacanza ho rimesso tutto in ordine, No, lo tutto so, ma io pulito. mi sento proprio rigenerato, Anch'io. Guarda, ti posso garantire che sono un'altra persona, mi sento un'altra persona, sono rilassata. Sì, ovvio, e penso pure che dovremmo passare un po' più tempo insieme, in intimità. Sì, lo credo anch'io. Ti sei stato bene, Tanto. eh? E Il tu? telefono. Io, guarda, puoi evitare di chiedermelo, guarda quanto sto bella rilassata. C'è qualcuno che mi chiama qui. Sì? Poi Oi, sono io. Luke, novità? Sì, il camion è pronto. Stavo aspettando la vostra telefonata, mi sa che non prendeva mai e non l'ho sentita. Ah, ok, no, era occupata, stava provando a chiamare te, capito? Sì, ti stavo provando a chiamare, tranquillo. Dai, allora datemi 10 minuti, vengo alla Va Malibu. bene, dai, intanto ci Ci prepariamo facciamo qui. trovare fuori, Luca. Ok, ciao. Ciao. Ok. Ah, va bene, dai. Ottimo, ti ha richiamato. Guarda, io in realtà sono già pronta, quindi possiamo aspettarlo fuori. Va bene. Quindi sai cosa andiamo a fare? Mi avevi accennato qualcosa, però aspetta, devo portare altro? No, dovresti portare una maschera. Allora vado un attimo su di sopra e ne cerco una. Sì. Puoi anche nasconderla sotto al vestito. Tranquillo, so cosa fare. Ok. Eccoti. Eccola, ho Wow. messo questa, No, sei così almeno perfetta. non riconoscono neanche dai capelli. Sì, no, io ce l'ho in tasca, quindi. Poi, se hai fatto caso, messo una cosa, ho indossato un abito che non indosso mai. No, e se è uno schianto, lo sai così. Grazie. Allora, se questo va bene, io intanto la nascondo qui sotto al vestito e poi me la metto dopo in macchina, casomai, ok? Cioè io ti ricordo che stiamo andando a quel negozio di moto, a quel famoso negozio di moto. Sì, mi ricordo che hai preso la XADV, Sì, giusto? e quindi è meglio Ok. mettere una maschera. Sì, guarda, l'ho accartocciata qui sotto al vestito, poi che ha una tasca interna, poi la indosso sotto quando di nascosto prima di entrare nel concessionario. Bene, adesso ho attivato la chiusura automatica, quindi appena si va via si abbasseranno tutte le persiane e tutto. Ottimo. La nostra casa perfetta. Ecco Sento un motore, Luca. sì, sento un motore. Luca, ci sta suonando, ecco. Ah, eccolo, è arrivato con la Dodge. Ah, Buongiorno. ciao Lu, Buonasera. sta a posto? Sì, tutto bene, grazie. Mangiato al volo e si parte. Ok. Andiamo a prendere il camion. Ho già la lista delle moto che ci sono all'interno. Di cosa stiamo parlando? Di che veicolo? Allora, Dici, dici. tre ho fatto finta di ordinarli io lasciando un acconto ieri. Che sono tre Ninja H2R e sono 300.000 dollari di moto solo loro. Ah, ok, la Kawasaki, quella la più veloce al Aia. mondo, no?
Sì, esatto. Poi ci sono due 6000RR, tipo due o tre XADV, di quad, un po' di tutto. Quindi già hai lasciato una parte tu però per farle, per fermarle. Esatto, tanto domani quando andrò a lamentarmi, visto che le macchine saranno rubate. E ti ridaranno tutto in automatico. Esatto. C'entra io. Che poi Luke, una cosa che non mi riesco a spiegare, no? Nel mio garage è scomparso l'Optimax. Non so perché. Allora, io ieri sono andato a recuperare una RX7 dopo aver fatto l'ordine con Ivan, sì. Il ragazzo, quello lì che ho tirato la testata, poverino. Okay. E abbiamo visto un T-Max, ma non nel deposito della polizia, ma non so se era il tuo. Davvero? Sì. Ma era grigio con i cerchi blu, viola? No, era un blu forse, non mi ricordo, l'ho visto di sfuggita. Non lo so, veramente non so che pensare. Qua è tutto agganciato, possiamo andare se volete. Vai, Bluetooth attivo, si parte. Ah, Madonna, che idioti ci sono a quest'ora. Lo so, ma qui non sanno guidare, eh? Lo so. Qui. Allora, direi che è tutto pronto. Si può iniziare. Ha caricato già il pianale e noi andiamo dietro con questa. Vediamo, io ripeto, lo sto mettendo alla prova. Voglio vedere di cosa è capace, capito? Ti ho sentito polizia, attenti, eh. Andiamo normali, in fin dei conti non stiamo facendo nulla adesso. Infatti, adesso stiamo tranquilli. No, sono sentito che c'ho un rimorchio rubato dei militari. Vabbè, però finché non ti fermano. Esatto. Ci siamo, eh. Sanders Motorcycle. No. Ti stiamo colpendo ancora una volta. Ma per quello che ho capito hanno cambiato commesso, perché ho saputo che quello vecchio, dopo il vostro attentato, si è talmente cagato addosso che si è licenziato. Lo so. L'hai portato i grimaldelli, vero? Sì. Sì, tranquillo. Sì. C'è il borsone, non ti preoccupare. Ok, qua dobbiamo fare in fretta adesso. Quindi qua sembra chiuso, eh. Sì. Aspettate, eccoci, che io c'ho un coltellino, un attimo. Sì, va. Mi raccomando, prova un po' tu. Sono tipo questi milioni di dollari di moto. No, ma queste sono serrande, le conosco queste. Sono facili. Dai ragazzi, incrociamo le dita. Non possiamo perdere così, non è proprio possibile. E soprattutto che passi polizia. Tocca un po', vedi se si muove, dovrebbe un po'. Io vedo che un po' l'hai alzata, oh, sì. Io vedo che un pochino l'hai alzata. Piano, tirala. Vai. Oh mio Dio, ragazzi, qua abbiamo delle moto finalmente velocissime. Siamo dentro, dobbiamo... Allora, queste qui quindi erano quelle che tu avevi lasciato come acconto. Quella a destra è la tua, quella a sinistra di te che è la centrale è la mia. Va bene, allora ottimo. Vediamo un attimo, le chiavi già ci sono, capito? Quello è il bello. Sì, le faccio mettere io. Allora ragazzi, queste qui velocemente le portiamo. Senti qui, oh, non far casino Luca. No, infatti. Piano. Fate casino. Piano. Allora carichiamole subito e tu intanto le porti via, Luca. Andiamo di qua, che ricordi, no? Qua c'è la esposizione. Sì, c'era esattamente qui sopra, è dove io ho minacciato il tizio. Sì, mi ricordo. E sembra essere tutto chiuso e hanno lasciato le luci dentro solo di esposizione. Quindi io adesso direi di fare una cosa, di prendere, prima che passi qualcuno e che passi la polizia, tutto quello che ci serve, senza dare conto. Allora vai, io procedo a questa. Ok, allora io invece prendo la rossa. Ha già questo commerciante qua, come l'ha messa? La fissate bene, mannaggia. Sì, vai, però ci siamo. Vai. Ci siamo? Attenta. Ok, ci sono. Allora, ti abbiamo portato anche queste. Sì. Allora, veloce dentro, prendiamo le altre. Aspetta. Adrenalina allo stato puro, eh. Sì, assolutamente. Vai. Veloce. Allora, tu prendi quella, io prendo... vediamo un po' questa, come la mia. Sì, vai. Prendine una copia. Sì, ricordi che la volevi, no? E adesso ce l'hai. Sì, ora me la tengo io quella. Piano, ok. Mannaggia,
In arrivo altre moto, Lu. Vai, altro eccomi. Giro, altra corsa. Vai. Vai che nessuno si sia allertato, per favore. No, 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 ma se dovesse essere così non dobbiamo esitare. No, 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 scappiamo subito. No, lo uccidiamo. Esatto. Ah, ecco, ancora meglio. Allora, guarda. Oh, sento polizia. Dobbiamo sento andare, polizia. Dobbiamo andare. Sento polizia. Andiamocene, andiamocene. Andiamo. Andiamocene. Sento polizia. Apriti. No, già. Sento polizia. Non vi preoccupate, Luke, sono passati di via dritto. Prendi tu le moto, eh. Prendi tu le moto. Sì, carica sì. Tu. Sì, sì. Ci vediamo dopo. A dopo. Sì. Ah. Aia. Noi pensiamo a no, salvarci la vita, che è meglio. Cazzo. Via, 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 via. Via, 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 via. Mannaggia. Però non ci stia inseguendo. Però ne abbiamo rubati tante, da quello che ho visto. Sì, 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 sì. Abbiamo fatto proprio un bel colpo. Ora, e poi le altre... Quelle in più magari ce le rivendiamo sotto banco. Come la vedi? Infatti, l'ho subito pensato anch'io. Sento sirene. Sta arrivando, è qui. Cazzo, cazzo, qui. Cazzo. Fermi tutti, mani in alto. Fermi, fermi. C'è qualche cazzo, problema, cazzo, gente? Cazzo, cazzo. Ci sono Mario. Problemi, sì. Vai, vai, fallo fuori. Fallo fuori. Grande, aio, aio. Grande. Oh. Grande. Oh. Ma che fai? Ci volevi provare, eh? Non provarci, non provarci. Portiamo subito via la macchina, che questa c'ha il GPS. Lo rintracciano. Vai, vieni, vai, sali. Vai. La portiamo via. Sì. Ehi, batti 5. Buttiamo grande, via le tracce. Grande. Vai, buttiamole in acqua. È tutta eccitante sta roba. Mamma mia. Oh, oh. Beh, non puoi dire che commetti a noi, eh. Guarda, qui sotto c'è un fosso con l'acqua. Sì, magari sì, mi aiuti qui, a spingerla giù. Ci penseranno i barboni. Va bene, allora guarda, la lascio qui. La buttiamo in acqua. Ecco, perfetto. Ecco, a posto. Fantastico. Aspetta. Aspetta, la butto in acqua. Vai, vai, ma tanto loro la spolperanno viva sta macchina. Prenderanno sedili, tutto. Non ho dubbi. Ci penseranno loro. Ci penseranno i senza tetto. Credo che questa sia stata la sigaretta più bella della mia vita. Sì. Io finalmente mi tolgo questa maschera. Siamo liberi, salvi, con un botto di soldi di moto a disposizione. Ah, mi ha mandato un messaggio Luke in questo momento, ha detto moto al ti sicuro. Ti ha mandato un messaggio? Sì, sì, ha detto moto al sicuro. Dove le ha portate? Dove le ha portate? Poi ce lo dirà, ci manda la posizione. Ottimo. Allora, tanta roba. Siamo la coppia più forte. Non ci ferma nessuno. Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde, non ci ferma nessuno. Mai. Ok, ok, ho anche la posizione, tutto a posto. Ok, adesso allora raggiungiamo lui e si va.